Ciao Luigine, ciao Luigini, eccoci a una nuova lettura settimanale. Come al solito la faremo insieme perché io sono curiosissima di capire che succederà la prossima settimana. Siamo tutte in quest'onda di cambiamento. Chi lo ha messo a fuoco, chi no, chi è all'inizio, chi è nel mezzo, chi lo vuole, chi non lo vuole. Le cose succedono, siamo in un'accelerazione, in un momento di accelerazione, dobbiamo surfare, non abbiamo alternative, se no la vita ci, tipo onde, ci manda sotto e meglio provare a nuotare. Tre carte per indicare la settimana, poi quando andremo al regime, manca ancora ragazze, mi spiace, un mese e mezzo, 2 mesi minimo, però dai, se arriviamo prima meglio e se no ci... Dovremmo aspettare, cambierà tutto anche questa lettura, ma intanto iniziamo. La prima carta ci indica i primi 3 giorni della settimana, circa 3 giorni, mi raccomando, non siate mai rigide in queste cose. L'inizio della settimana, lunedì, martedì, un po' di mercoledì, dipende da te, magari riesci a far tutto per andare avanti o magari ti serve del tempo in più. Vediamo però intanto che devi fare all'inizio settimana. Maestri dell'Akasha, devi lavorare con Akasha. Oggigiorno lavorare con Akasha è indispensabile. Non si può più stare senza saper leggere i propri registri. Certo, ti puoi rivolgere a una lettrice, anche noi svolgiamo letture di registri, ma se li impari a leggere è meglio, perché saper accedere ai propri registri akashici equivale ad avere conoscenza a fini di guarigione. Nel lavoro con se stessi è fondamentale. Qualcosa è bloccato? Che cosa devo sapere riguardo a questo blocco? E dici, non so, l'insicurezza, l'abbandono, tutto quello che vuoi. Il registro ti dice cosa devi sapere e tu vai con la guarigione. Ugualmente, ti senti insicura? Subito, guarigione, cioè quello che sai lo guarisci, quello che non sai lo scopri e lo guarisci. Per chi ha già fatto i corsi di registri, se fate fatica a canalizzare, vi metto sotto il link al tutoraggio. Per chi non ha mai fatto, vi do il link al corso e comunque vi metto il corso gratuito di registri akashici, così vi potete fare un'idea di che cosa sono, mi raccomando, però davvero dovreste saperlo per voi stessi. Quindi, all'inizio di settimana, akasha, 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 per sapere guarire, sapere guarire, sapere guarire, quindi appena ci viene in mente qualcosa ci sentiamo, con akasha. Metà settimana, quindi mercoledì, giovedì e un po' di venerdì, antenati, ecco perché dovevamo guarire così tanto. Toc, toc. Sono il karma della tua famiglia. Mi apri? No, entra uguale. Quindi apritegli. Apritegli. Avete Akasha? Se non avete Akasha, provate ad avere Akasha. Se avete altri strumenti, fate, ma devono essere strumenti di amorevole guarigione, non strumenti strong, strumenti soft, strumenti che vi coccolano, strumenti che vi fanno guarire. Il Reiki? Il Theta Healing, qualcosa del genere, non se proprio siete alle basi, alle basi, alle basi, alle basi, la meditazione, molto più soft, però meglio di niente. E le altre tecniche, se sono troppo impattanti, non vanno bene questa volta perché tu hai bisogno di dolcezza, perché tu hai bisogno di amore, quindi scegli la tecnica giusta, perché poi a metà settimana apri la porta a questo karma familiare che te se siede sul divano e vede la tele con te la sera per la tua grande gioia e quindi ti dirà com'è, come va in famiglia, che si dice, tutto a posto, si può guarire qualcosa? Allora, se stai facendo il giusto cammino, diciamo così, e conosci Akasha, guarisci tutto. Quello che ti viene in mente. Da piccola, non so, mia nonna mi ha detto che facevo sempre, che ero disordinata, sono cresciuta e sono diventata maniaca dell'ordine, ma per mia nonna rimarrò sempre disordinata. Non è un esempio mio, però era per una mia cugina. Lei, poverina, in casa è tacciata anche sulla chat di famiglia per la disordinata, è diventata super ordinata. Per la famiglia lei resta disordinata, ma ancora a volte vede, noi ne parliamo, vi racconto questo perché quando me l'ha raccontato mi ha fatto un sacco ridere. Però
Perché giustamente lei dice, incredibile, da piccola è vero ero disordinata, la sua camera era sempre, sembrava che ci fosse passata una bomba, mi si era sempre disperata, però crescendo è andata a vivere da sola, si è sposata, un bimbo, eccetera, è diventata veramente ordinata e soprattutto mi diceva che ha scoperto che si trova molto meglio con l'ordine, ma per il resto della nostra famiglia, prima che me lo dicesse anche per me, in completa buona fede, per me lei era una disordinata cronica e per tutta la famiglia lo è. In realtà non lo è più. Questo è semplicemente per farvi un esempio di come la famiglia ci metta delle etichette che forse non ti levi più, ma non importa, levatela tu. Cioè, è come se stessimo arrivando ad un momento dove chiunque ti può mettere una targhetta, ti può dare un giudizio, può pensare quello che vuole di te. Il punto è cosa ne pensi tu. Ti dà fastidio, non ce la fai più, tutto quello che vuoi, ti sta bene quella targhetta, magari ti piace, cioè può essere magari una bella targhetta, che ne so. Però il punto è cosa ne pensi tu, nel senso che se poi tu finisci con l'identificarti in base a quello che dicono di te, arrivi ad avere un problema, che è la non consapevolezza di te. Se tutti ti dicono che sei simpatica e tu ti reputi simpatica perché tutti lo dicono, nel momento in cui io ti dico, un'altra persona, ma sei proprio antipatica, tu potresti vacillare. Faccio un esempio sciocco, no? Però ci sono cose più importanti. Però per dire che se tu lasci definirti dagli altri, se gli altri dicono, perché tu fai sempre così, tu pensi di farlo sempre, in realtà non è così, è come loro ti leggono. Ok? Io lo dico sempre, tutto quello che possiamo migliorare noi lo miglioriamo, siamo su un percorso di crescita, non ci tiriamo indietro, però è anche importante che tutto quello che abbiamo già lavorato, tutto quello che abbiamo cambiato, tutto quello che ci affibbiano e non è nostro, quello è arrivato il momento di deporlo. E nel weekend, infatti, guardate che lavorone, se lo fate bene, nel weekend arrivano i maestri divini, che sono il più grande dono che possiamo ricevere. Quindi aspettati una grossa conoscenza. Ovviamente, se sai canalizzare, sai fare Akasha, eccetera, ti sarà più facile riceverla. Se stai nel mezzo del caos farai più fatica a riceverla. È come, no, che ne so, se anche che parlo la tua stessa lingua e ti grido in mezzo alla folla, che è la tua mente, oppure ti parlo nel silenzio della stessa stanza in un certo modo. I messaggi arrivano in modo diverso. Crea l'ambiente con tutta questa parte di togliere, perché se voi volete andare verso le canalizzazioni alte, ma vi fate zavorrare dalle sciocchezze, passatemi il termine, sciocchezze umane, quello ha detto così, ah, quello non funzionava, ah, non ne posso più. Ok, fatelo, cioè per me potete essere sempre liberi di fare quello che volete, però la frequenza resta questa. Se volete andare alti, vi dovete liberare di quello, in qualche modo. E non dico che sia semplice e non dico che lo farete in un giorno e non dico niente perché neanche le conosco le vostre vite, quindi non è su di voi, è su di tutti noi. Quando stiamo nella frequenza della lamentela, per quanto tu abbia tutte le ragioni del mondo, ma stai vibrando basso e quindi non ci arrivi a certi livelli perché loro sono altissimi. Quindi ti devi purificare, pulire, quello che abbiamo detto all'inizio, liberare. E volare a quel punto potresti fare un sogno speciale. Se sei bravissima e una parte di voi lo è, andate nel terzo sentiero a registri akashici e chiamate i maestri divini. Se quello che ho detto non hai capito niente, vuol dire che tutti questi passaggi non li hai fatti, li farai. Se hai capito, sai cosa fare. E quindi vatti a prendere un'informazione. Potresti ricevere un sogno, potrebbe succedere un evento abbastanza eclatante, potrebbe non essere eclatante ma importante, qualunque cosa avvenga, credici. Non ci devo credere io, è inutile che magari mi racconti, è successo questo, tu che ne pensi? No, tu che ne pensi? Io posso pensare che te lo sei inventato e che fai poi non ci credi più? O io dico, ma cos'è palese, no? E tu che fai a quel punto ci credi? È questo, guardate com'è importante sta lettura. Devi credere in quello che credi tu, devi capire perché è affidabile, se non è affidabile rinforzi, se è affidabile ti fidi. Mi raccomando. Non è una settimana facile, è molto
di lavoro, di pulizia sul piano mentale e emozionale, quindi al lavoro ragazze, vi do un decreto e un numero per aiutarvi perché è una settimana intensa. Il numero di questa settimana sarà il numero 6, la chiaroconoscenza. Io ve l'ho detto che non sto pensando di andare in pensione, ci vado perché la chiaroconoscenza è poi uno degli extrasensi più importanti da sviluppare quando si fanno questo tipo di lavori. In Akasha, spessissimo i maestri akashici hanno la chiaroconoscenza attivata, perché chiaramente l'informazione arriva e loro sanno tutto quello che in sostanza vi ho detto, quindi tutto quel dubitare, tutto quello va tutto guarito. Chiaroconoscenza numero 6. Ogni volta che vedete il numero 6, quindi un numero anche semplice da vedere, io sto guardando qua mentre registro l'orario, sono le 16. Quindi già c'ho un 6, le 16 e qualcos'altro non ci sono 6. I minuti registrati sono 10 minuti e 60 secondi. Eccolo, ole, eccolo, ok? Quindi insomma mi appaiono i 6. Ricordatevi, siate realisti e realiste e date sempre il meglio di voi. Avete il dono della chiaroconoscenza, alcune sveglia, alcune da risvegliare. Sai delle cose senza sapere come fai a saperle. Questo è il tuo dono o un tuo dono da riattivare. Fidati della tua saggezza innata, sia nella vita, sia per prendere decisioni importanti. Chiaro senzienza. Chiaro conoscenza, scusate. Chiaro conoscenza, conoscenza. E infine, il decreto della semana. So di non sapere, per questo so. Legge della conoscenza. La consapevolezza di sé, ma continuiamo, ma vedete quanto quadra tutto, ma io sono sempre affascinata. La consapevolezza di sé è la sapienza più grande che l'uomo può apprendere nella propria vita. Conosci te stesso, dicevano gli antichi. Cosa sai di te? Quanto ti conosci a fondo? Dedicati del tempo, questa settimana è necessario. Negli anni sei cambiato, ti sei trasformato e cose che un tempo ti piacevano, ora non ti piacciono più. Chiediti cosa ti piace adesso e fai conoscenza con la nuova te. Legge della conoscenza. Guardate qua. Chiaro conoscenza. Akasha. Gli antenati, che sono comunque una forma di conoscenza del nostro passato, e i maestri divini, la più alta forma di conoscenza. Settimana di conoscenza. Se non lo sapete, conoscetelo. Tanta luce, iscrivetevi al canale YouTube, portate pazienza, poi torniamo con minimo 2 video a settimana e tante novità. Ma serve ancora un po' di tempo. Tanta luce. Ciao.